Da quando è arrivata Ateca, Seat ha letteralmente cambiato volto. Infatti, il 50% dei modelli venduti in Italia sono SUV ed è tutto iniziato da lei. E dopo 4 anni di onorato e meritevole servizio, è arrivato il momento di rinnovarsi nel look, nella tecnologia e nella sostanza. La nuova Seat Ateca non viene stravolta, ma viene aggiornata laddove è necessario per rimanere al passo coi tempi. Per esempio, lo stile negli esterni guadagna alcuni tratti che la rendono un po' più matura di prima. Davanti c'è una nuova griglia esagonale ripresa da Tarraco e da Leon, con un frontale dalle linee più pronunciate e fari più compatti rispetto a prima. Dietro invece cambiano i fanali full LED con gli indicatori di direzione dinamici, mentre il paraurti ora ha un look un po' più fuoristatistico rispetto a prima. Le linee delle affiancate invece, così come quelle del portellone, rimangono praticamente identici. Quest'ultimo però viene arricchito dalla nuova scritta Ateca in corsivo. Proprio come nelle linee esterne, nemmeno le dimensioni sono cambiate. O meglio, rimane sempre larga 1,84 m, resta alta 1,62 m, ma la lunghezza cresce di appena 18 mm per un totale di 4,38 m. Come fuori, anche dentro la teca cambia, ma non troppo. Per esempio, il tunnel centrale e la parte bassa della plancia con i comandi dell'aria condizionata rimangono gli stessi, così come la cornice trapezoidale che accoglie l'infotainment centrale, il cruscotto e le bocchette dell'aria. Cambia invece tutto quello che c'è dentro, ossia il display centrale e il digital cockpit che ha debuttato sulla nuova Leon. È nuovo anche il volante e nuovi anche i materiali delle modanature, delle portiere, così come le luci ambiente. Personalmente mi piace molto il materiale morbido del cruscotto, mentre le plastiche grezze sono riservate soltanto alla parte bassa dell'abitacolo, come per esempio le tasche presenti sulle portiere. Mi piace molto anche la pelle del sedile e del volante, insomma, c'è tantissima qualità che ormai non ci sorprende più. Infatti Seat, proprio come le altre vetture del gruppo Volkswagen, ci ha abituato da diverso tempo a questo livello di finiture. Vorrei focalizzarmi però un attimo sull'infotainment, senza dubbio la parte più succulenta della nuova Seat Ateca. Di serie c'è il media display che comprende uno schermo centrale da 8,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Optional invece il Connect System con il display centrale più grande, ovvero da 9,2 pollici, comprensivo di navigatore e di comandi vocali. Il software consente una comprensione più naturale del linguaggio. Adesso l'assistente vocale può aiutarci nel cercare informazioni per il navigatore oppure per scegliere la nostra prossima canzone da ascoltare. E con la SIM integrata si può sfruttare tutta la funzionalità dell'app Seat Connect. Con lo smartphone si può quindi vedere lo stato della vettura, la posizione dell'auto, il bloccaggio e lo sbloccaggio delle portiere. L'iniezione di tecnologia non riguarda solo l'infotainment, ma anche gli ADAS di livello 2. La Seat Ateca ora dispone dell'Adaptive Cruise Control predittivo che sfrutta le informazioni del GPS, così da rallentare in prossimità di curve, incroci, rotonde o svincoli. Nuovo anche il Travel Assist con il Cruise Control predittivo che lavora in simbiosi con il Lane Assist, così da mantenere l'auto al centro della carreggiata e rallentare nel caso ci siano dei rallentamenti oppure del traffico. Il pacchetto degli ADAS continua con il Side Assist che segnala la presenza dei veicoli negli angoli ciechi, oppure dell'Exit Assist che in fase di retromarcia avvisa con un segnale acustico se sopraggiunge un altro veicolo. Completano il pacchetto anche il Trail Assist, il Pre-Crash e l'Emergency Assist. La Ateca è cambiata sotto tantissimi aspetti, tranne uno: lo spazio a bordo, quello non cambia di una virgola, e per fortuna direi, perché 4 adulti ci stanno molto comodi e il quinto passeggero non deve scendere troppo a compromessi. Certo, non starà comodo come gli altri 4, ma rivali dello stesso segmento non lo trattano allo stesso modo. Stesso discorso anche per il bagagliaio: i 510 litri sono ben sfruttabili grazie a una forma molto regolare del vano. E abbattendo gli schienali posteriori la capacità di carico sale a oltre 1300 litri. La posizione di guida, beh, nemmeno
nemmeno lei cambia. Ora c'è soltanto un nuovo volante che a mio avviso è più ergonomico e anche più bello. Nella versione FR ci sono cuciture a contrasto e la parte bassa è appiattita come un vero volante racing. La seduta rimane sempre a circa 60 cm da terra. I volanti sono ben imbottiti, molto comodi e nel caso della FR che sto guidando sono anche molto congenitivi nella zona laterale. Inoltre, grazie alle regolazioni elettroniche, trovare la posizione giusta è un gioco da ragazzi. I vetri laterali, così come il lunotto posteriore, non sono ampissimi, ma la visibilità comunque rimane molto buona. Ma non preoccupatevi, perché se dovete fare delle manovre, i sensori di parcheggio, così come la telecamera a 360 gradi, saranno di vostro aiuto. Ma come si guida questa nuova, o meglio, rinnovata Seat Ateca? Beh, dal punto di vista dell'assetto devo dire che è un giusto compromesso tra sportività e comfort. Per quanto riguarda il pianale, è lo stesso che viene montato anche su Audi Q3 e sulla prossima nuova Volkswagen Tiguan. I trasferimenti di carico quando si alza il ritmo sono molto limitati e se per caso vi imbattete in una strada un po' sconnessa come quella che sto percorrendo, non dovete neanche preoccuparvi perché le sospensioni digeriscono a dovere tutte le asperità. È possibile anche adattare l'auto in base alle condizioni in cui ci si trova grazie alle varie modalità di guida. Oltre alla normal troviamo la Eco, che strizza l'occhio all'ambiente e ai consumi, la Sport, che è l'idonea se volete divertirvi in una strada tutte curve, la Off-Road se volete cimentarvi in qualche strada sterrata, la Snow per i fondi più sdrucciolevoli e la Individual per adattare al meglio l'auto a vostro piacimento. Ovviamente a ciascuna modalità di guida corrisponde anche una diversa reattività del pedale del gas, che in questo caso è collegato a un motore turbo diesel 2000 a 150 cavalli con trasmissione integrale e cambio automatico DSG. Onesto con voi, all'inizio quando mi è andato questa Ateca FR da 150 cavalli mi sembrava che la potenza, almeno sulla carta, sembrava un po' poca, visto l'allestimento sportivo, visto il look grintoso e le capacità dinamiche di questo SUV, ma devo dire che mi sono ricreduto subito, questo perché ai bassi regimi, ovvero sotto i 2000 giri, c'è tantissima coppia e il motore allunga con grinta fino a 4000 giri, ovvero 1000 giri in meno rispetto alla zona rossa. Anche lo sterzo è un elemento che mi è piaciuto molto perché, proprio come l'assetto, è il giusto compromesso tra sportività e comodità. Nel misto veloce comunque regala un'ottima comunicatività, mentre in città o in fase di manovra in sorpasso non è per niente faticoso, anzi è tutto sommato morbido e preciso. Promossi con ottimi voti anche gli ADAS, d'altro canto non mi sarei aspettato diversamente visto che sono prelevati direttamente dagli altri modelli del gruppo Volkswagen. L'unico aspetto che meno mi ha convinto di questa Seat Ateca non riguarda per certo la vettura, ma riguarda il motore, che in termini di performance è assolutamente ottimo. Purtroppo quando si supera quota 3.000-3.500 giri il rumore è sì convincente, ma è troppo invasivo, può ledere anche il comfort di marcia. Insomma, una sinfonia che non è di certo tra le più melodiche, meglio lasciare questo compito all'impianto stereo della Viz. Il destino prezzi della nuova Seat Ateca parte da 19.900 euro, arriva fino a quota 38.350 euro. Si parte con l'allestimento Reference, disponibile solo con motore 1000 TSI, seguono poi la Business, l'Experience che sostituisce la vecchia Excellence e la più sportiva FR, alla quale si possono abbinare anche motori da 150 cavalli, il cambio DSG e la trazione integrale, come in questo caso. La grande novità per il listino Seat è che da oggi il modello più ricco e sportivo, ovvero la FR, è disponibile anche con il motore 1000 TSI benzina. Parlando di motorizzazioni, al momento del lancio sono disponibili la 1000 TSI da 115 cavalli, il 1500 TSI da 150 cavalli e il 2000 TSI da 190 cavalli, tutti benzina, mentre per quanto riguarda il diesel c'è soltanto il 2000 TDI da 150 cavalli, più avanti invece arriverà anche quello da 115 cavalli. Cosa ne pensate della rinnovata Seat Ateca? La comprereste al posto del modello che sostituisce?
Fatemelo sapere qui sotto nei commenti se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri ultimi video. Inoltre seguiteci sui nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter e anche TikTok, ma soprattutto sul nostro sito www.motorbox.com. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al prossimo video. Ciao!